Eccoci qua, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del nostro Festival della Statistica e della Demografia, la 7ª edizione a Treviso. Siamo nel Museo di Santa Caterina che ci ospita per questo colloquio con Elsa Fornero e il professor Giancarlo Blangiardo. È un colloquio che si intitola La questione demografica, io direi la grande questione demografica, perché abbiamo voluto provare a proporre una riflessione su appunto una questione che è costantemente rimossa, diciamo, nella narrativa pubblica e nelle riflessioni sulle dinamiche della nostra società e soprattutto sulle prospettive della nostra economia. Si tende a non tenere conto di questo, diciamo, fattore di fondo che è la demografia, le sue dinamiche e gli effetti che queste dinamiche producono non tanto sulla congiuntura ma sul potenziale della crescita economica di un paese, sulle prospettive. La pandemia ha determinato, come dire, un momento di discontinuità in questa disattenzione, o almeno io do questa lettura. Gli eccessi di mortalità che sono stati misurati e comunicati dall'Istat come dagli altri istituti di statistica europei, i cali di natalità, i blocchi delle dinamiche migratorie hanno in qualche modo forse fatto passare il messaggio che la demografia conta, e proprio per questo abbiamo deciso di proporre questo colloquio con due persone che non hanno neanche bisogno di grandi presentazioni, perché Elsa Fornero è un'economista di fama internazionale, ha avuto un'esperienza importante, esattamente 10 anni fa è stata chiamata al governo, un governo di emergenza nazionale come quello attuale purtroppo, per guidare il Ministero del Lavoro. Il professor Blangiardo, che è il presidente dell'Istat, è a sua volta un demografo di pari livello internazionale, per cui stiamo parlando di due esponenti di riflessioni sulla demografia e sulla economia ne hanno fatte e ne hanno prodotte in pubblicazioni scientifiche negli anni che abbiamo alle spalle. Io entrambi propongo come prima domanda proprio questa, cioè dal vostro punto di vista intanto scientifico prima ancora che di intellettuali che hanno lavorato su questi temi, perché la demografia è così costantemente trascurata non solo dall'opinione pubblica ma anche dai decisori politici, da chi disegna gli scenari macroeconomici e poi fa le previsioni? Come mai la demografia non è presa sul serio come dovrebbe? Prima il professor Blangiardo e poi Elsa Fornero. Oppure partiamo dalla professoressa Fornero. Per quale ragione? Intanto grazie per questo invito, ed è molto bello veramente essere qui. Io stavo pensando, mentre formulava la domanda, che le risposte, forse più che scientifiche, sono proprio personali. Poi ci arrivo alla questione più scientifica. Ma stavo pensando che noi, che stiamo vivendo collettivamente un processo di invecchiamento, lo stiamo vivendo anche personalmente, ma cerchiamo di rimuoverlo. Cioè, tutti vogliamo invecchiare, ma vogliamo invecchiare restando giovani. Vi racconto un piccolissimo aneddoto che mi sembra così carino. Una volta, parlando con dei colleghi stranieri, io dissi, in inglese, dissi, oh, you know, with my age. E uno di questi mi disse, oh, non usare il termine age, usa il termine seniority, with my seniority, più elegante, come dire l'età, non dire l'età. E in un'altra occasione, ma è vero, non sto inventando niente, allora io ho detto, with my seniority. E una persona che era lì mi dice, don't use seniority, use experience. Allora io ho detto, ragazza mia, comunque la metti, tu hai l'età, la seniority e l'experience, morale, non sei più giovane. E questa è una cosa che sul piano personale dobbiamo affrontare in un'epoca in cui la scienza, peraltro, ci mette a disposizione tutta una serie di progressi
Per cui ci sembra, dalle chirurgie plastiche alle creme miracolose, ci sembra di poter continuare a essere giovani. Se tu lo rifiuti un po' sul piano personale, sul piano collettivo tendi a non considerarlo un vero problema della società. E in effetti è una conquista vivere più a lungo, possibilmente in buona salute, possibilmente con energie, è una conquista, è una grande conquista. E gli aspetti però problematici, perché come dicono gli economisti tutto ha un costo opportunità, gli aspetti problematici tendi a nasconderli. La demografia come scienza, dal canto suo, è sempre forse apparsa meno sociale, cioè è stata più chiusa forse all'interno anche dell'accademia, parlo della scienza, più chiusa all'interno dell'accademia, e in effetti è vero che il Festival dell'Economia è molto più, il Festival della Demografia è molto più recente rispetto ad altri festival. Oggi c'è questo bisogno di far comprendere alle persone che ci sono dei problemi sottostanti nella società che vanno compresi a diversi livelli, ma perché li si possa affrontare nel modo adeguato. Io che ho fatto delle riforme e che ho molto riflettuto su queste riforme, ho capito delle cose che credo siano state comunque una lezione importante per me. Uno, non basta la tecnica per convincere gli altri che occorre fare qualcosa. La tecnica, la conoscenza tecnica è importante, ma da sola non è sufficiente. Il mio modo di dirlo è: c'è una distanza enorme tra la conoscenza anche scientifica di un problema e l'applicazione di rimedi a livello sociale. Quando tu devi prendere delle decisioni che riguardano un'intera collettività, soltanto la tua conoscenza scientifica non è sufficiente. Ci vogliono due cose. Un dialogo, devi riuscire a far capire l'importanza di queste trasformazioni, che sono movimenti carsici, sono lenti, non li percepisci subito, ma ci sono. Devi far capire l'importanza di questo, devi far capire che bisogna guardare al domani, perché se parli di demografia non è l'oggi che deve stare al centro, ma è il domani. E devi dire: guardate, nessuno ha la chiave per la soluzione di questi problemi. Invertire un trend demografico non si fa con un decreto. No, ci vogliono tante cose. Poi magari ne parliamo. Certo. Tanti cambiamenti. Certo. E tu devi convincere. Allora, e chiudo qui. Io dico che la transizione verde, di cui adesso siamo tutti, io penso un po' superficialmente, non sono un'esperta di queste cose, ma tutti un po' superficialmente convinti, ha richiesto molti anni. Gli scienziati avevano i dati, conoscevano i problemi ben prima che questi arrivassero alla popolazione. Ecco, quando sono arrivati, quando c'è voluto del tempo per creare quella che adesso, magari superficialmente, ma è una passione verso il verde. Vedremo se è coerente con le politiche che occorre fare. E qui, anche qui ci saranno dei costi e bisogna dire chiaramente che ci saranno dei costi, se no la gente poi... Però lì una passione c'è stata. Allora, la demografia non è ancora arrivata a questo livello e secondo me bisogna che la demografia passi dal parlare di popolazione al parlare di popolo. Questo è... Non lasciamo ai populisti la parola popolo. I demografi hanno molto da dire al popolo, del cambiamento del popolo. Professor Blangiardo, intanto la demografia sta bussando alla porta anche per chi non vuole ascoltare. I baby boomers stanno uscendo dal mercato del lavoro,
nei prossimi 20 anni avremo all'incirca un mercato del lavoro ridotto di 4-5 milioni di unità. Per dare un numero di dimensione, diciamo che i nati tra il 55 e il 75 sono circa 18 milioni, quelli nati dall'inizio di questo secolo a oggi sono poco meno di 11 milioni. Questo è un fatto che sta accadendo adesso e ce ne accorgiamo adesso. Perché non ce ne siamo accorti prima, o meglio, perché la demografia non è stata ascoltata come avrebbe dovuto prima, secondo voi? Allora, non abbiamo voluto guardarlo prima. Cioè, in realtà il cambiamento ovviamente c'è sempre stato, poi magari è accelerato, poi arrivano le pandemie e inseriscono degli elementi un po' appunto di accelerazione, di novità. Però che arrivassero dei segnali chiari di quello che in qualche modo sarebbe successo, questo era noto. Cioè, una popolazione, la struttura per età di una popolazione racconta due storie, il passato e il futuro. Tu guardi la distribuzione per età, la famosa piramide dell'età, che non è più una piramide, beh, tu guardi quella cosa lì e capisci, se prendi quella italiana ad esempio, che negli anni 60 c'è stato un baby boom, perché in mezzo c'è una parte di cinquantenni circa che è gonfia, maschi e femmine da una parte e dall'altra. In compenso guardi la base e scopri che la base è stretta, e allora dici, vabbè, ma perché? Perché nel tempo, negli ultimi tempi, sono via via nati sempre meno bambini. Quindi paradossalmente le generazioni che si succedono alle diverse età, anziché essere, come dire, un effetto di selezione, quindi via via sempre meno, qui in basso ce n'hai meno di quanti ce n'hai sopra. E poi, allora, questo è il discorso di prima, dice, vado avanti. Beh, è chiaro che questi signori che oggi hanno 50 anni, signori e signore, beh, fra 20 anni ne avranno 70, e siccome poi la gente sopravvive fortunatamente più a lungo, avremo che a un certo punto, nell'arco di qualche decennio, l'età più frequente, la fascia d'età più frequente in Italia sarà 75-79 anni. Cioè saremo un popolo di quasi ottantenni prevalentemente, che non vuol dire, non è un dramma, vuol dire teniamolo presente, ricordiamocene adesso, non dopo, non scopriamolo dopo, ricordiamocene adesso, perché ripeto, i segnali, io mi ricordo, c'era un libro, si chiamava La popolazione in Italia, 1974 era uscito, c'era dentro Nora Federici, Antonio Golini, cioè signori che insomma hanno fatto quindi la demografia. La coda del baby boom. E lì c'erano delle cose, ciascuno raccontava il suo pezzettino, il suo capitoletto, e negli anni 70, a metà degli anni 70, già si sapeva che ci sarebbe stato l'invecchiamento della popolazione. Cioè i segnali incominciavano a essere anche abbastanza importanti. Dopodiché però, vabbè, abbiamo fatto finta di niente. Perché? Perché appunto, come è stato ricordato, la demografia si muove lentamente, no? Noi diciamo che è la lancetta corta dell'orologio, no? Che si muove, non la vedi che si muove, ma si muove. La politica, o comunque chi deve decidere, ha bisogno di avere risposte, obiettivi subito, il ritorno subito, perché si vota fra un mese, e quindi non gli importa niente di affrontare un problema che si manifesterà in maniera importante, ma fra qualche tempo, fra qualche decennio addirittura. E soprattutto se questo problema è un problema, e quindi se richiede un impegno, delle risorse, tirare la coperta da qualche parte, quindi in qualche modo scontentare qualcuno, perché poi le risorse sono quelle che sono. E allora a un certo punto dice, vabbè, stiamo a vedere, o mettiamoci una toppa, eh? Quindi non si è mai affrontato in maniera molto seria un problema serio, con lungimiranza. E quindi, no, per dare un'idea, cioè, rapporti ufficiali sulla demografia, no, 1900, questo era l'80 se ricordo bene, il rapporto sulla popolazione in Italia, no, allora c'era Maria Eletta Martini, il Comitato per la Popolazione, c'era tutta una serie di sensibilità che non hanno avuto un effetto, ma c'era quantomeno la sensibilità. Poi dal punto di vista ufficiale, non è uscito più niente. Cioè, certo, l'Istat ha dato le sue informazioni, ha fatto le previsioni, ha cercato di mandare i messaggi, ma l'Istat non era, come dire, un'autorità di governo ufficiale, una serie di ministeri che dicono benissimo, abbiamo un problema, ci diamo da fare per. Ecco, allora tutto questo è stato un po' relegato lì, in attesa che si risolvesse da solo. Poi qualcuno a un certo punto ha detto, ma tanto ci penserà l'immigrazione, no? Quindi l'idea era, vabbè, non siamo in grado di risolvere il problema, però no. Fortunatamente ci viene risolto da altri. Ora, senza nulla togliere all'immigrazione, che è sicuramente importante, poi insomma è passo coi tempi, ma non è la soluzione del problema.
è un contributo, certo. È un elemento importante da considerare, da valorizzare, tutto quello che vogliamo, ma il problema va affrontato anche in altro modo. Ecco, allora tutto questo ha fatto sì che oggi ci si trova di fronte a un grosso problema, ad un andamento che è diventato accelerato, cioè non è più il 20-30.000 morti in più rispetto ai nati. Qui siamo arrivati ad avere, a parte la pandemia, 200.000 abbondanti prima della pandemia. La pandemia poi ha accentuato la cosa. E io non vedo un futuro, cioè nel 2021 io sono pronto a fare la scommessa, quando faremo il conto dei nati, io ho l'impressione che i 400.000 li scavalchiamo al ribasso, nuovo record. No, abbiamo avuto già i primi segnali confrontanti i mesi del 21 con i mesi dell'anno precedente, quando ancora non c'era un effetto Covid. Ci sarà l'effetto, io mi aspetto il dato, noi siamo usciti a maggio, con il dato mensile, quando uscirà soprattutto agosto e settembre, dove c'è l'effetto concepimenti da seconda ondata, quelli più generalizzati, quelli che hanno interessato non solo la pianura padana ma anche il resto d'Italia, la gente si è spaventata perché dice oh, cosa sta succedendo, non ne usciamo più. Quindi se uno aveva in mente di fare un figlio ci aspettava. Lo stesso recupero di marzo, a marzo abbiamo visto un leggero recupero rispetto al marzo dell'anno precedente, ma guarda caso erano le donne italiane, laureate spesso, mentre le straniere hanno avuto ancora una diminuzione, cioè il discorso economico, che non è più solo la paura, ma è anche ma il che cosa succede dell'organizzazione familiare, delle spese, dei consumi, del reddito, e quindi uno dice prima di fare un figlio ci penso. Ovviamente la componente straniera, che è stata più colpita per vari motivi, ha sentito di più questo tipo di difficoltà e quindi si è comportata di conseguenza. Quindi stiamo veramente vivendo una situazione problematica. Io credo che sia estremamente importante a questo punto prendere in mano seriamente la situazione e vedere di orientarla, non di invertire le tendenze che magari non si riesce a invertire, ma di governarle. Questo vale ovviamente per il discorso dell'invecchiamento, vale per quanto hai ricordato prima rispetto alla popolazione in prospettiva, popolazione in generale, popolazione in età lavorativa. Poi diminuire, che la popolazione diminuisca non è un dramma, il problema è come diminuisce. Il Presidente Draghi all'inizio dell'anno ha fatto una riflessione alla giornata della famiglia, interrogandosi su che futuro può avere un popolo che genera un numero di bambini così basso. Noi siamo poco sopra i 59 milioni di abitanti e dicevi ora quest'anno potremmo andare sotto i 400.000 bambini. Ecco, un popolo che genera così pochi bambini, che prospettiva ha? Intanto anche non solamente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle dinamiche sociali, delle sue dimensioni e dei suoi rapporti, diciamo, nel contesto europeo. Le statistiche che sono state citate prima, soprattutto quelle sul calo di natalità, sono molto lineari anche a livello Eurostat. Gli altri paesi hanno avuto le stesse dinamiche. Noi purtroppo abbiamo avuto invece dei picchi di eccesso di mortalità, soprattutto in alcuni mesi, noi e la Spagna, particolarmente outlier rispetto ad altri paesi. Però c'è veramente una prospettiva un po' di popolazione, dal vostro punto di vista? Sì, sono discorsi molto delicati. Qualche mese fa, in occasione di della pubblicazione di uno dei vostri dati esattamente sul numero di nati, io scrissi un articolo sulla Stampa che fu intitolato Le culle vuote, qualcosa del genere. E io sono pochissimo sui social, ma ogni tanto metto le cose che scrivo su LinkedIn. E ricevetti tantissime lettere brutte, del solito tono, nel senso di dire, cosa c'è se la popolazione diminuisce? Perché dovremmo noi contribuire al fatto che sul pianeta abbiamo già troppe persone? Perché noi dobbiamo anche contribuire? Cioè c'è... non posso considerare questo di chi mi scrive un campione rappresentativo, perché sarebbe proprio drammatico, ma di chi mi scrive quel tono di lettere, perché poi ce n'è anche un altro che invece mi scrive delle cose molto più civili. Ma però ho capito che c'è un risentimento, che questi sono temi, di nuovo oggi si dice, molto divisivi. Se le donne non fanno più figli, che male c'è? Se le coppie pensano che
non ci sono prospettive e quindi è meglio godersi la vita. Che male c'è? E allora uno si domanda effettivamente, ma è un dramma? E io penso che non sia un dramma se è un fenomeno temporaneo e governato, perché è chiaro che non può essere un fenomeno permanente, se no siamo destinati a un'estinzione più che un declino. Se è permanente, se la diminuzione della natalità è permanente, abbiamo l'invecchiamento, ma poi alla fine con chi sostituiremo le persone che non ci sono più? Allora, cerchiamo di ragionare in termini di equilibrio. Ci deve essere anche per una popolazione un equilibrio. E la situazione attuale, uno dei dati che io trovo che i politici dovrebbero sempre ricordare, chi deve contribuire a orientare il paese, orientare e dare magari qualche proposta di intervento, non dico di soluzione perché non è facile, ma uno dei dati è che se tu prendi l'Europa, quanta diminuzione di popolazione avrà nei prossimi decenni? Beh, qualche decina di milione di persone in meno ci saranno. Dall'altra parte, sui paesi che si affacciano nel Mediterraneo, dall'altra parte del Mediterraneo, l'aumento sarà di 200 milioni, secondo certe stime, nell'arco di 60 anni e così. Allora, com'è questo? Può essere un equilibrio che di là dove le risorse sono poche e la popolazione è tanta e sono giovani e vedono come va il mondo e capiscono che dall'altra parte si vive meglio, ci sono opportunità diverse? Può essere un equilibrio questo? Non può essere un equilibrio. È una situazione che è potenzialmente esplosiva. Allora, di fronte a una situazione potenzialmente esplosiva, non è un'emergenza. Emergenza è quando devi decidere qualcosa in fretta, rapidamente, perché hai una casa che brucia, lì devi decidere, oppure un virus che galoppa. Queste sono situazioni di emergenza. Ma l'altro, dicevamo prima, il movimento carsico, però grosso modo conosce gli ordini di grandezza. Allora lì devi impostare delle politiche. E le politiche sono, non ci sono qui probabilmente rivoluzioni, ma ci sono cambiamenti nei comportamenti. Intanto tu hai chiesto che popolo è quello che ha queste caratteristiche. Il mio modo di dire è che, adesso si dice inverno demografico, ma il mio modo di dire è un popolo un po' infelice che si affanna a cercare dei sostituti effimeri a dei valori più fondamentali che sono stati persi. E guardate che rimettere queste cose insieme non è facile. Non è facile in particolare per un governo che poi ha sempre delle cose più di breve periodo da affrontare. E il problema coinvolge la famiglia, argomento di nuovo spinosissimo, dove persino i termini usati oggi rischiano di creare delle opposizioni o delle quasi ingiuriose, perché se tu sbagli un momento per una, e lo dici così perché magari stai discutendo in maniera pragmatica, sei subito esposto a delle critiche feroci, feroci, e qualche volta in posti di lavoro anche a ben più che non critiche feroci. Beh, allora c'è la politica della famiglia, ci sono le politiche del lavoro, ci sono le politiche di inclusione. Un popolo infelice, un popolo che non è un popolo, non è diviso, dove ciascuna categoria tende a guardare a sé, e siccome magari è un paese in declino, allora tenere quello che uno ha vuol dire cercare di arroccarsi sui certo. privilegi che chiami diritti acquisiti, e non guardi al futuro, dici sì, diritti acquisiti, ma il futuro
è problematico, magari anche tu puoi partecipare un po', nonostante quello che ti è stato promesso in passato, in una logica di inclusione. Ma io ho messo insieme in maniera superficialissima e me ne dolgo tante cose che vanno affrontate giorno dopo giorno in maniera costante, cominciando dai bambini, avendo anche lì un po' di educazione. Noi parliamo, io mi impegno molto in questo periodo sulla educazione economico-finanziaria di base, sinteticamente educazione finanziaria, alfabetizzazione, diciamo. Ma in Italia anche quello è un termine non educato, quindi non puoi usare, perché la gente dice: ma allora mi stai dando dell'analfabeta, lungi da me. Quindi parliamo di educazione finanziaria di base. Ecco, ma questo che diceva adesso la professoressa Fornero evoca l'immagine di un declino che si autoalimenta, eppure è un declino non inevitabile. Ci sono paesi vicinissimi come la Francia che hanno tassi di fertilità 1,86 contro il nostro 1,27 o 1,23 della Spagna, vuol dire che evidentemente, o la Germania pure, sono paesi che ci hanno provato, hanno fatto delle politiche e in questo momento al netto delle dinamiche migratorie, su cui se volete poi facciamo una riflessione, hanno come dire, dei tassi di natalità, di fertilità che raccontano una storia diversa. Com'è possibile che la vicina Francia viaggia con quei tassi lì e noi no? Beh, è possibile semplicemente perché la vicina Francia, da questo punto di vista, ha da sempre una sensibilità ben diversa dalla vicina Italia. E cioè la demografia, il problema demografico, la grandeur, cioè queste cose che a loro piace tanto. Per loro la popolazione è una risorsa importante da conservare. Serviva per avere le baionette con cui andare a colpire gli nemici. Oggi ovviamente le cose sono in maniera diversa, però per loro comunque è sempre stato importante. Quindi nel tempo hanno via via seguito delle politiche che stavano attente alla conservazione della popolazione. Quindi colto il problema, identificate le difficoltà, si attivavano per... Certo. Sui discorsi quantitativi di prima, cioè prendiamo la popolazione italiana, 60 milioni tu hai detto. Allora, speranza di vita, faccio un calcolo alla buona, 80 anni, un po' di più, ma va bene, guarda, parte le pandemie, eccetera. Allora, con 400.000 nati in condizioni di stazionarietà, cioè come dire, se una popolazione come l'Italia dovesse continuare regolarmente ad avere ogni anno 400.000 nascite e una condizione di sopravvivenza riconducibile all'aspettativa di vita di 80 anni, 4 per 8, 32. Una popolazione stazionaria a regime sarebbe di 32 milioni di abitanti, la metà quasi. Con una struttura per età pulita, nel senso che è chiaro che poi superati i picchi, i baby boom e quelle cose lì, in qualche modo si rimette la cosa a posto. Quindi il nostro potenziale oggi, con i numeri che andiamo ad esprimere su due elementi fondamentali, nascite e morti, ebbene, il nostro potenziale è di un popolo da 32 milioni di abitanti, con tutte le conseguenze del caso, i consumi, i PIL, tutte queste belle cose. Ecco, questa è la nostra situazione in termini quantitativi. Altri paesi, tu dici, stanno meglio di noi, intendiamoci, non è che l'Europa sia un'oasi, certo, felice da questo punto di vista, cioè chi sta più che meglio, diciamo meno peggio di noi, no, la Francia è un esempio, alcuni paesi dell'est, non so, c'è la Slovacchia, la Polonia, l'Ungheria, ma anche la Germania, hanno recuperato da qualche anno a questa parte, che non vuol dire che abbiano fatto miracoli, però hanno indicato che è possibile invertire, quantomeno arrestare la continua discesa che invece da noi va avanti, e invertire in qualche modo, tentare di invertire la tendenza. Come ha ricordato prima Elsa, la famiglia o gli aiuti, cioè, insomma alla fine sti benedetti bambini le fanno le coppie. Ci sono modalità varie, però insomma ancora tradizionalmente le cose funzionano così. Le famiglie, quando gli dici se volete fare i figli sono fatti vostri, queste dicono va bene, ne facciamo uno e poi ci arrangiamo, quando va bene facciamo il secondo. Quindi non c'è da parte della società, in particolare di quella italiana, l'idea dell'investimento in capitale umano. Cioè non si è capito che se non vogliamo scendere a 32 milioni, e poi può anche andare bene, però dobbiamo arrivarci in maniera molto equilibrata, cioè, morbida, sostenibile. Possiamo arrivare, l'obiettivo è quello, benissimo, andiamo verso quell'obiettivo.
però governiamo il passaggio per arrivare a, con tutti i problemi del caso. Bene, se non vuoi arrivare comunque a quelle cose lì, devi fare in modo di dare la possibilità a chi vuole fare dei figli. Poi quando andiamo a fare i conti, no? In demografia c'è la fecondità espressa e la fecondità desiderata, attesa, eccetera. Diciamo che possono, magari uno può discuterle, ma insomma all'incirca si dice il numero medio di figli desiderato è 2 virgola, magari qualcosina. Quello realizzato è 1,2. Quindi c'è uno 0,8 che sparisce, poi in certe regioni è ancora più drammatica. Allora, c'è sostanzialmente una domanda insoddisfatta. Ecco, io credo che dal punto di vista della politica bisogna farsi carico di questa domanda insoddisfatta. Perché, dice, ma perché gli italiani che vogliono delle cose non riescono a ottenerle? Peraltro sono cose che rientrano in un discorso di investimento globale, collettivo della società, che è abbastanza importante, perché poi sulle conseguenze non abbiamo ancora parlato, però sappiamo benissimo cosa può venire dietro a un cambiamento come quello che stiamo vivendo. Ebbene, ecco, su questa cosa non c'è la risposta. Alcuni paesi, e chiudo, alcuni paesi si sono fatti carico, hanno speso anche dei soldi per bene, ma non il bonus fatto così, dice diamo una mano ai poveretti a far figli, perché se tu fai il bonus e poi fissi una soglia di 15.000 ISEE, per cui se si guadagna più di 1.000 euro al mese allora non glielo dai, e allora vabbè, stai dando un aiuto alla povertà, va benissimo, ma è un'altra storia. Certo, è un investimento in capitale sociale, un investimento per il paese. Io ho letto un'analisi che ha proposto qualche tempo fa la Banca d'Italia, che calcolava un dividendo demografico negativo nei prossimi 20 anni di quasi 8 punti di PIL potenziali in meno solo per effetto della, come dire, della transizione demografica. Chiedo a entrambi, quanto dal vostro punto di vista ha pesato su questo esito un welfare troppo sbilanciato in previdenza e poco appresente in assistenza, welfare per la famiglia? Siamo arrivati, uno degli ultimi paesi che è arrivato a una misura universale di contrasto alla povertà. Quanto questo ha pesato su questa denatalità? Beh, sicuramente molto, credo. C'è qualcosa che non si nota sufficientemente, e cioè nella popolazione ci sono, tra le classi di età, anche tra i generi, diversi contratti impliciti o espliciti, relazioni economiche che formano o sottostanno a questi contratti impliciti o espliciti. Il sistema pensionistico è forse l'esempio più eclatante di contratto tra le generazioni. È nato quello che abbiamo adesso come una forma di contratto tra generazioni, ed è un aspetto su cui si riflette molto poco, o almeno ci sono molti misunderstanding. Cosa vuol dire? Beh, nostro, lo sapete, è un sistema pubblico, quindi è un contratto che su tutto sommato fa lo Stato. Fa lo Stato mettendo insieme il lavoro delle classi di età più giovani e le pensioni delle classi di età meno giovani. Quindi l'idea è, ve la racconto in maniera quasi fumettistica, lo Stato è lì, ci sono problemi di natura finanziaria per pagare le pensioni, e uno si dice e uno si chiede, ma perché io sono lo Stato, siamo lo Stato, perché abbiamo bisogno di avere messo da parte dei fondi per pagare le pensioni? Abbiamo bisogno, Stato, di fare come le compagnie d'assicurazione, che se pagano il vitalizio a qualcuno lo pagano attingendo alle riserve che hanno messo da parte, accumulato. Ecco, allora uno dice, ma no, non ce n'è bisogno. Perché non ce n'è bisogno? Perché lo Stato può fare una cosa molto semplice: prende i soldi versati, i contributi, il risparmio di chi oggi lavora, e anziché metterlo da parte nei mercati finanziari dice, ma no, ma io lo uso per pagare subito le pensioni a quelli che oggi sono già fuori del mondo del lavoro. E allora, che cos'è questo? È un contratto in cui i giovani pagano i contributi
sapendo o presupponendo che in futuro ci saranno altri giovani che lavoreranno e pagheranno a loro volta i contributi che serviranno a pagare le loro pensioni. Peccato che le corti che vengono dopo sono molto meno popolose di quelle che stanno. E questa è la crisi. Uscendo. Allora, voglio ancora dire che questo contratto, chi lo garantisce? Non c'è un notaio. Questo contratto è lo Stato che lo garantisce, o dovrebbe garantirlo. Ma allora lo Stato deve pensare non solo alle generazioni oggi presenti e più anziane, ma dovrebbe pensare anche a quelle future. Quando fa le promesse, siccome è pubblico, non ha bisogno appunto di vedere cosa si è accumulato lì che possiamo distribuire, no. Può dire no, ma vai in pensione a 35 anni perché hai fatto 15 anni di lavoro nel settore pubblico, sei giovane ma puoi tornare nella famiglia e così via. No, queste erano promesse pubbliche, erano leggi, E non si domanda, già, ma questa cosa qui, se poi queste persone vivono fino a 75, 80, 85 anni, e le loro pensioni chi le pagherà? Ah, niente problema, ci saranno i giovani i quali lavorando pagheranno le loro pensioni. Non ti domandi se quel tipo di contratto su cui tu, lo Stato, hai apposto il sigillo funziona. Ed è lì che poi uno deve domandarsi, ma ragazzi, adesso che i giovani saranno pochi, quei pochi hanno un lavoro meno buono di quello delle generazioni precedenti, come la mia, in termini di stabilità dell'occupazione e in termini di reddito relativo, sì. Beh, se è così, allora tu ti devi domandare, già, ma quella promessa forse un po' di follia dentro ce l'aveva, o almeno di miopia dentro ce l'aveva. E perché poi, guardate, anche i contratti sociali, su cui è lo Stato ad apporre il sigillo, quando uno trova che sono troppo onerosi per sé, e cosa fa? Se ne va, o fa la rivoluzione, o se ne va e dice no, scusate, questo l'avete firmato voi, a me, io devo solo pagare il conto, non mi sta bene. E quanti giovani sono usciti dal nostro paese per mancanza di opportunità? Questo che tu hai descritto prima, la spesa sociale molto sbilanciata sulle pensioni, a loro volta interpretate, l'ho detto prima, come diritti acquisiti anche in presenza di squilibri fondamentali che emergono, questa non è una soluzione sostenibile. E allora i giovani se ne vanno. E se la politica risponde facendo sì delle riforme, ma delle riforme che dicono, vabbè, guarda, la facciamo, però la mandiamo in vigore tra 10 anni, 15 anni, gradualismo estremo, come dire questa bellissima cappella ha delle crepe, ma noi gli diamo una mano di bianco sopra e diciamo che poi il restauro vero lo faremo tra 10-15 anni, e questo non regge. Prima o poi arriva l'emergenza che ti ricorda, no, guarda, quella cosa lì non è equilibrata, quel contratto tra generazioni, il vostro festival si chiama Rigenerazioni, quel contratto non è sostenibile. E qui torniamo al paragone che facevamo prima. Sul piano dell'ecologia le persone hanno compreso, sul piano degli squilibri economici che oggi riguardano il lavoro, le pensioni e la povertà, degli squilibri economici tra generazioni, non c'è ancora una piena comprensione. Perché? Perché noi siamo comunque una società che vive molto sulla famiglia e quindi pensiamo che ricevere una pensione e darla magari al nipote disoccupato per una signora di una certa età sia un aggiustamento, è un aggiustamento ex post. Possiamo aggiustare le cose meglio ex ante e forse facciamo un lavoro più lungimirante. Certo, questo mi fa venire in mente il famoso familismo morale italiano che appunto cerca di aggiustare gli sbilanci del sistema con il supporto della famiglia che fa da ammortizzatore sociale improprio. Scusa, sul piano del contratto io volevo mettere in evidenza una cosa, cioè se io ho dei figli che oggi lavorano, questi lavorano e i loro contributi pagheranno la pensione a Colombo. Colombo magari non ha figli,
Quindi cosa succede? Che io mi sono sacrificato per far sì che loro poi ci siano e loro poi contribuiranno a pagare la pensione per qualcuno che non si è sacrificato perché magari così, è andato a fare il giro del mondo perché non aveva da mantenere una famiglia con dei figli, però in compenso recepisce dei benefici che derivano dai miei figli. Ora, in questa cosa lo Stato, la società non me la riconosce. Quando io dicevo prima dobbiamo aiutare la famiglia, perché la famiglia svolge questa funzione proprio in relazione al contratto di cui parlava prima Elsa, certo. Quindi è un elemento importante, è semplice, banale se volete, però è un elemento importante ed è un'ingiustizia. Fatemi dire però, visto che parliamo di famiglia e di popolazione, fatemi dire che i figli comportano sacrifici, ma sono una grandissima gioia della vita, eh? Figli e nipoti. Io allora, quindi noi dobbiamo anche trasmettere questo, perché tra l'altro c'è questo aspetto che diciamo paesi che hanno tassi di fertilità maggiori e più, come dire, stabilmente maggiori del nostro hanno anche indici di soddisfazione maggiori. Indice, la felicità, come dire, si misura. Non è tutto PIL, però hanno anche questi paesi dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro femminile che sono a volte di 10-20 punti superiori a quello di questo paese, quindi questo sì. Anche questo non è un tema, cioè non c'è una correlazione negativa tra avere figli e partecipare. No, è proprio una questione, anzi, che una vita più completa comporta che le donne lavorino, che traggano reddito e soddisfazione dal loro lavoro, che possano lavorare avendo dei figli e che non siano costrette ad abbandonare il lavoro al primo figlio e se non al primo certo al secondo, che infatti ormai non c'è più, perché comunque allora quante cose sbagliate abbiamo incasellato, certo. E poi ci lamentiamo, no? Cominciamo a smontarne una per volta. Linda sa bene che il problema del lavoro delle donne è intrinsecamente legato alla questione demografica, certo. E non si può far finta di niente, e anche lì non basta dire adesso faremo, si possono fare più asili nido, lei ha una particolare, lei esprime molta critica nel fatto che su questo noi facciamo un programma troppo lento rispetto alla carenza di asili nido e scuole dell'infanzia che abbiamo, ed ha probabilmente ragione, perché quando hai un problema acuto, intervenire con estrema gradualità non è corretto, ma sono strettamente correlate. Nelle politiche sociali non c'è la variabile indipendente, sono tutte legate. Sì, però dobbiamo passare dalla diagnosi alla terapia, cioè qui questi discorsi giustamente assolutamente condivisi, i figli costano, i figli impegnano, i figli qui eccetera eccetera, cioè sono cose che si vanno dicendo da più o meno in maniera seguita da una trentina d'anni. Cioè io credo che chiunque di noi può andare a cercare dei libri, degli articoli, delle cose, scopre dei signori che 30 anni fa dicevano già delle cose. Tutto è andato avanti, sappiamo benissimo qual è la malattia. Il problema è che dobbiamo darci da fare per incominciare la cura. La cura magari costerà, scontenterà qualcuno, eccetera, ma è lì che bisogna muoversi, perché sennò continuiamo a ripeterci delle cose che sappiamo benissimo. Allora sfidiamo il governo in maniera molto pacata, democraticamente, senza urlare. C'è una legge di bilancio che sta per essere approvata. Vogliamo vedere se questo governo e questo governo che sosteniamo tutti sia ben chiaro. Se questo governo avrà la forza di proporre al Parlamento una chiara destinazione di risorse per le classi di età più giovani e per gli asili nido, per aiutare anche la fertilità e la natalità, diciamo, piuttosto che destinarle alle classi di età anziane. Guardate che l'occasione è lì, perché c'è un provvedimento che viene a scadenza e che ha impegnato molte risorse. Siccome adesso abbiamo il piano
i politici sembrano avere dimenticato che esistono i vincoli di bilancio, che problema c'è? Finanziamo, tanto abbiamo i soldi del PNRR, ma guardate che quelli certo. sono in larga misura debito e poi non sono infiniti. E quindi, anzi, in una prospettiva vera di crescita, sono comunque per noi una cosa importante, ma sono relativamente piccola perché il Paese possa dare una vera svolta. Allora, diciamolo, governo, vuoi rispondere a queste esigenze demografiche? Dimostracelo alla prossima legge di bilancio che arriva adesso, siamo a settembre, quindi cominciano a parlarne a ottobre, e quindi non è politica questo, dimostrare le priorità, certo. dimostrare che non tutto sta sullo stesso piano, ma che se ci sono dei ritardi particolari bisogna affrontarli più decisamente. Siamo arrivati agli ultimi 5 minuti di questo confronto e siamo arrivati nel cuore della vicenda. Io sicuramente qui il tema è molto semplice, bisogna uscire da quota 100, bisogna fare l'avvio strutturale dell'assegno unico universale, bisogna fare il tagliando al reddito di cittadinanza, bisogna fare delle scelte di politica. Se posso aggiungere una cosa, bisogna anche sforzarsi con un po' di fantasia di trovare le modalità con cui coinvolgere la società civile, gli imprenditori, cioè c'è tutto un mondo che se messo in condizione di farlo sarebbe disponibile a dare una mano, magari perché entra nella storia, diventa nel paesino l'industrialotto che dà una mano con l'asilo nido, è uno che come viene ricordato gli fanno il monumento in piazza, cioè c'è veramente la possibilità di valorizzare anche questo tipo di contributi, però ci vuole un po' di fantasia per muoversi nella direzione giusta. Questo aprirebbe un altro lungo dibattito, ci sono delle soluzioni di welfare di comunità che naturalmente sono a questo punto inevitabili perché il welfare dello Stato non sosterrà mai la transizione demografica di cui abbiamo parlato in questa ora, quindi ci sono delle soluzioni di comunità necessarie ovviamente, senza le quali non si fanno, penso per esempio a come si fa a garantire un allungamento reale della vita attiva in certi contesti aziendali se le aziende non prendono sul serio il fatto che tu devi davvero mantenere occupato fino a 65 anni per esempio, 67 anni una persona, allora, se non la prendono sul serio diventa posso difficile. Dire una cosa, io una volta sono stata a un convegno di direttori del personale ed eravamo all'inizio di quota 100 e molti di questi direttori del personale mi dissero: noi avevamo fatto un grosso lavoro per abituarci al fatto di dover gestire manodopera più anziana, più senior, cioè togliere anche alle imprese l'alibi di hai un problema di personale, comincia a mandare qualcuno in prepensionamento, qualcuno che sta bene, che non è ancora anziano, mettilo in varie forme di prepensionamento, perché quello era, quando la mentalità è quella, la prima ipotesi che scatta è esattamente questa. La riforma li aveva anche costretti, infatti non è che io abbia avuto una grande, come dire, grandi applausi dal mondo delle imprese, ma lasciamo stare. Però questo li aveva costretto a reinterpretare, cercare soluzioni, come dicevi tu, e vediamo. Perché una delle cose che fra l'altro in economia si è scoperto negli anni dalla ricerca è che i team misti anche di età oltre che di genere sono più produttivi. Quindi è vero che i giovani sanno molto di più usare tutto il digitale di quanto sappiamo noi, verissimo, però si è anche visto che fanno più errori perché sono più impulsivi, più rapidi, molto più rapidi. Allora, se c'è una persona che li aiuta anche, li consiglia, che integra il loro lavoro, va meglio. Ci sono, credo siamo arrivati alla fine, c'è una transizione demografica, c'è una transizione digitale che è molto abilitante a sostenere questa transizione demografica. Speriamo che appunto le scelte di welfare, a questo punto mi pare di capire non rinviabili, vengano affrontate con un po' di lungimiranza e non sul breve periodo. Io ringrazio tutti, ringrazio naturalmente Elsa Fornero e Giancarlo Blangiardo di averci regalato quest'ora di colloquio, diciamo, divulgativo e di riflessione collettiva, e alla prossima occasione, alle prossimi appuntamenti del nostro festival. Grazie a voi. Grazie.